Sono lieto di presentarvi la mia musica per quartetto d'archi e pianoforte. Penso che scrivere musica classica e improvvisare jazz sia anche una risposta culturale ed emotiva ai tempi che viviamo. Shostakovich è stato un brano che mi ha fatto scoprire Stanley Kubrick, il grandissimo genio del cinema, e appunto lui se l'ha inserito in Eyes Wide Shut, ed è uno dei brani di Shostakovich che mi ha interessato perché lui si dedicò, pensa, un compositore russo, si dedicò all'inizio del secolo proprio a tutti questi ritmi e queste canzoni popolari che venivano racchiuse sotto il nome jazz. Nella creazione dell'arte, ma a un certo punto questo dubbio è diventato talmente lo sgambetto del tuo procedere che diventa finalmente il tuo appoggio finale. Quando ho cominciato a scrivere per diciamo tessuti orchestrali l'ho fatto di mio, come si dice brutalmente nella musica, a orecchio, anche se però scrivi per orchestra. E ho cominciato a vedere che avevo dei riscontri, perché partecipando ai concorsi c'era un concorso che mi selezionava come una buona composizione, altri che mi davano, come dire, riconoscimenti. La fantasia che ho scritto, come ti dicevo prima, inizialmente era un medley dedicato a Chopin, quindi la parte di piano solo era un valzer in do diesis minore con una parte improvvisata collegata al preludio in mi minore, una parte improvvisata e poi appunto io davo là all'orchestra. Allora, facciamo ancora, perché se non hai da parte io, vabbè, senza scorno, poi non ti do gli scorni.